E benvenuti in questa nuova puntata di Le creazioni di Riri. Finalmente sono tornata. Ho un sacco di novità da dirvi e iniziamo. Allora, prima notizia importantissima, soprattutto per il canale, sono entrata all'università. Finalmente! E sono entrata in scienze dell'educazione, perciò i video saranno meno e spero con più continuità, cioè magari una settimana o uno ogni 2 settimane, insomma. Mi organizzerò, ma vorrei portare dei, diciamo, dei contenuti che non siano più soltanto creatività e appunto magari libri, eccetera, ma mi piacerebbe proprio farvi conoscere un po' più questa parte, studiandola e appunto affrontando questo percorso, mi piacerebbe parlarne con voi. Fatemi sapere giù nei commenti se vi fa piacere. E poi, notizia molto molto bella, sono andata a Creativa di Bergamo e ho qua tantissimi bigliettini da visita con novità e idee che voglio farvi vedere. Partiamo subito. Allora, vi faccio subito vedere l'unica cosa che non ho comprato da Creativa di Bergamo, che ho comprato un po' di tempo fa, ma non vi ho mai fatto vedere. Era messo tutto dentro queste scatoline. Vedete, stupende. E ci sono tutte queste micro pietruzze. Vedete, queste sono rosa. Poi ce le ho, ce n'erano tantissime, vedete, multicolor, sono stupende. Poi c'erano questo marroncino qui, vediamo se si mette a fuoco, sì, vedete. Poi c'erano queste qui rosse. E queste qui, argento, diciamo un po' cangiante. Fatemi sapere se appunto avete delle idee su come utilizzarle. Allora, provo ad andare per negozi, ma non ne sono molto sicura, ci posso provare. Allora, sicuramente parto da To Do, Creative Ideas, se vi capita di, se vi capita appunto da quelle parti, c'è ovunque, c'è in Piemonte, dove c'è Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, in Valle d'Aosta, in Liguria, c'è in ogni. Ho proprio il giornaletto dove c'è in ogni posto. Cioè, guardate, con tutti i posti dove si può trovare. È veramente fantastico. E lì hanno voluto fare una, diciamo, un outlet in cui vendevano questi sacchetti. Tu potevi riempire, vedete che della To Do, tu potevi riempirlo quanto volevi, più che potevi, a patto che si chiudessero. Queste appunto che si richiudessero con tutto il materiale dentro e potevi portare via praticamente il mondo e ho portato via effettivamente il mondo. Ho portato via qua, ho una roba pienissima. Provo a partire, non andrò in ordine perché ovviamente non ce la faccio, però vi faccio vedere. Tutti hanno questo, diciamo, questo disegnino intorno e ho queste perle, vedete, piatte nere. Ho cercato di comprare qualcosa anche da uomo perché diciamo che ero un po' stufa di comprare solo da donna. Poi ho trovato tantissimo filo cerato. Questo come si chiama? Filo micro lo chiama, però è un po' il filo quello per creare le collane, eccetera. Ed è di questo arancione. Poi queste perline. Non so se provo a farvele vedere in mano, magari si vedono meglio. Eh sì, vedete come sono fatte, sono molto molto carine. Poi, guardate queste che carine, leopardate, con tutte queste diverse, eccetera. Molto molto carine. Vado un po' veloce perché ho davvero tanta roba, cioè voi non vi rendete conto. Questo è un filo. Oh mamma mia, non riesco ad aprirlo. Ok, questo è un filo di tutte queste perline fatte in questo modo. Vedete che sembrano pietre? Sono davvero stupende. Poi, altre perline. Queste erano 7 per fare le collane, infatti sono già, vedete, con delle perle, eccetera, già tutto scelto, tra virgolette, per fare una collana. Altre perle nere piatte come prima. Ho comprato veramente tante perline. Queste sono come quelle di prima. Queste sono uguali ma sul giallo ambrato.
Non si vede molto bene. Ok, avvicinandomi le vedete meglio. Poi, queste anche qui erano altre perle per fare le collane. Ve le apro, così vi faccio vedere. Guardate che belle. Ho provato a comprare roba un po' più, diciamo, un po' più particolare, perché sinceramente il fimo lo potevo trovare ovunque e, diciamo, le cose solite ho fatto che non prenderle. Ho deciso di comprare cose un po' più particolari. Tantissime perline per due motivi. Uno, perché appunto volevo comprare roba un po' più da uomo, e due, perché i prezzi erano veramente bassi. Guardate che carine queste quadrate sul rosa. Veramente carine. Poi, nel frattempo, ho trovato due panetti di, qua lo chiama to do, ed è questo è white, e ne ho trovato un altro, altri due, che però lo sto usando come cavalletto perché non trovo il mio, quindi ne ho trovati altri due, e veramente ottimo. Poi ho trovato queste, sembrano delle pietre, vedete? In realtà sono tutte perline, sono bellissime. Poi, questo mega sacchettone, vedete, di tutti questi, sono appunto questi chiodini a T, ne faccio vedere uno, vedete, il chiodino a T solito, e ho deciso di comprarli perché sempre in queste buste sono riuscita a trovare le bobine di catena addirittura. Ho comprato quattro di queste e due di quelle oro. Le ho trovate, mi sono piaciute, ho detto guardate che carine. Vediamo se la metto a fuoco. Per favore, ok, vedete che belle che rimangono. E quindi ho voluto comprarla, e mentre c'ero ho detto va bene, a sto punto compriamo anche un po' di minuteria oro, e quindi ho comprato anche quello. Poi andiamo avanti, anche queste sono sempre tipi di perline, vedete. Poi ve le farò vedere meglio quando inizierò ad utilizzarle. Questi sono altri cordini, l'ho preso azzurro, guardate che bello. Metto la mano qua che magari inizio, poi c'è il giallo, rosso, bianco, proprio un color bianco sporco, non so bene definirlo, però questo è filo elastico, credo. Ah, qua che dice cordino di pelle, forse per qualche materiale diverso. Poi c'è questo verde militare, mi piaceva davvero davvero tanto, vedete? Poi c'è questo verdino blu, non so bene definirlo, è un verde abbastanza scuro. Ah, ho dimenticato altre perle, guardate che carine. E ci sono, vedete, di ognuno le istruzioni per farle come ci indica lui, se vogliamo. Questo è un blu. Questo è un beige, un bianco e un rosa. Più, oh no, più queste qui che sono quadrate e color ambra, diciamo. Ok, sposto tutto e vi faccio vedere il resto. Poi, da clandestino nella luna. Non vorrei sbagliarmi da cosa ho comprato, perché ho comprato in più posti, ma dovrebbe essere proprio clandestino nella luna. Vi faccio vedere anche qui. Ho trovato, non so se li conoscete già, ma io li ho trovati adorabili. Sono già bloccati quindi con catenina, e sono delle collane con fili in cordino cerato e organza. E viene un effetto veramente veramente carino. Guardate che bello che rimane. Vedete? Molto molto bello. E qua appunto posso aggiungerci delle perle, posso crearci delle cose, ma veramente veramente carini. E l'ho comprato rosa, rosso, vado veloce perché ne ho tanti, viola, aiuto, giallo, arancione, rosa. Vedete questo rosa salmone? Azzurro. Blu. Bianco. E viola. Voilà. E questi appunto
costavano veramente, veramente poco. I prezzi erano veramente ottimi. Vado semplicemente a metterli dentro un altro, perché non li saprò mai più rimetterli dentro. Sono riuscita a metterli in questa scatolina minuscola. Ma io li vado a mettere qua, va benissimo. Mano a mano che creerò, voglio appunto fare sia delle creazioni con voi, ma soprattutto farvi vedere determinate cose. Sempre da Clandestino nella Luna ho anche comprato questi. Anche questi sono cordini, vedete, blu e marrone. E sono tutte e due 30 metri da 1,5 mm. Quindi direi ottimi. Anche questi ce n'è veramente, veramente tanto. Quindi sono troppo contenta. Poi, dopo questo, ci spostiamo e ho preso da La Pallina, sicuramente già lo conoscete, non ho il, come si chiama, non ho il biglietto da visita purtroppo, però appunto questo è un filo di metallo, sono 12 metri ed è veramente veramente spesso, non so se riesco a farvi vedere quanto è spesso, vedete? E quindi riesco a creare delle cose un po' più particolari e devo aggiustare poi una collana di una mia amica, appunto volevo utilizzare questo filo. Poi sempre dalla Pallina ho comprato sempre un filo cerato, ma l'ho comprato di questo color marrone scuro, no, scartavo, nero, l'ho comprato nero, vedete? Oh, ma che bella idea bloccarlo in questo modo, con questo chiodino, tac, metti giù e sta fermo, vedete? Perfetto, questo qui nero che sono, c'è scritto qua, 100 metri per un millimetro, 100 metri di filo, cioè io praticamente posso creare per sempre. Poi, altra roba sempre di La Pallina e... qua ho comprato anche da qualcun altro, che però non so, non ho più il biglietto da visita. Potrei aver comprato da, forse questo, Trasparenze Crea di Daniela Costa, che, oppure questo qui, Daniela Bijoux, che però sono due diversi. Comunque, uno di questi due ho comprato insieme a questo qui della Pallina. Questi, tutta roba oro, questi moschettoni. Vedete, ne ho presi due. Poi ho preso le monachelle. Questi gancettini, vedete, a cerchioline, in modo tale che appunto riuscissi a creare qualcosa. Degli anellini oro. E questi qua che mi piacciono un sacco per le perle, con la pallina finale. E questo è per la parte oro. Per la parte argento, anche qui ho comprato, non so dire bene dove. Comunque vi ho fatto vedere tutti i negozi dove ho comprato, in uno di questi sicuramente. Vi lascio sotto nell'info box se riesco a mettere tutti i link, così riuscite anche voi a vederlo. Ho comprato, sempre da To Do, queste due, come possiamo chiamarle? Mega spill, dove si possono agganciare delle creazioni, secondo me viene veramente veramente carino. Guardate che belli così. Questo ne ha 5, questo ne ha 3, sono veramente carini. E poi ho comprato questi anellini doppio giro, li vedete? Ho comprato le chiusure, grazie, per il cordino cerato, che è fatto apposta per essere pinzato e quindi chiuso. Secondo me rimane veramente veramente carino. E queste erano, diciamo, le cose di minuteria. Ora vi faccio vedere tutti i charm che ho comprato. Ok, ora vi faccio vedere tutti i charm. Allora, ci sono questi fatti a coltello. Guardate che carini. Mi piacciono veramente veramente tanto. E questi fatti a cucchiaino, perché voglio creare delle creazioni con il fimo. Poi ho comprato queste, che hanno la testa del Buddha, vedete? Oh. Poi,
Sempre da donna ho comprato queste che sono delle piccole macchine da cucire che sono veramente veramente carine e le forbici, quelle da sarta, che mi piacciono tantissimo. E ho trovato finalmente qualcosa da uomo, tra cui, non necessariamente da uomo, ma anche con queste Converse che sono bellissime. Sono un po' più grandine del solito perché vedete il mio dito, però rispetto ad esempio alle forbicine, però sono molto carine. Poi, questi scooter, guardate che carini, mi piacciono tantissimo. Non li tolgo soltanto, non li tolgo dai sacchettini perché sono sigillati. Finché non li metto da una parte non vorrei rovinarli o perderli. Queste sono delle chitarre, molto molto carine. Delle biciclette, vedete, molto belle. E infine, questi pantaloncini. Ce n'erano veramente di ogni tipo di questi charm, eccetera. E veramente avrei comprato di tutto. Ma i prezzi erano 2 euro per ogni sacchettino. Quindi va solo che ne compri qualcuno in più e sale il prezzo. Mi avevano fatto lo sconto visto che ne ho preso di quantità e quindi mi è andata bene. Ma non volevo esagerare che avevo già comprato parecchie cose. Però avevo trovato questi charm da uomo e allora ho detto assolutamente sì. E ultimo ho comprato un po' di perle. Allora, ve le faccio subito vedere. L'unica che non ho comprato in quel negozio è questa, che vedete è fatta nello stesso modo dell'altra che era marroncina, ma questa è tutta sul rosa, bellissima. E poi ho preso tutti i fili di perle. Il colore è molto più vivo. Purtroppo non riesco a farvelo vedere molto bene. Comunque è proprio un blu super acceso. Guardate che belle che sono, tutte sfaccettate. E c'è blu. Poi c'è questo rosa. I colori in camera non rendono molto, però sono molto più vividi. Questo rosso. E da questa parte si vede il colore perfetto, solo avvicina molto più scuro. Però questo rosso. Poi, no, mi si è aperto, mannaggia, ve lo faccio vedere per ultimo, questo che è oro, che è molto molto bello, questo verde chiaro, vedete, sono fatte tutte allo stesso modo, però mi piacevano troppo, poi l'ho preso di questo azzurro, diciamo verde acqua, vedete, questo verde più scuro, che è stupendo, e infine l'ho preso di questo blu verde molto molto bello. L'ho preso anche oro argento, ma l'oro per fortuna si è salvato, vedete, l'argento no. Quindi ora cerco di prendere il rimanente e ve lo faccio vedere. Guardate, è molto bello, questo rende perfettamente, stupendo. Il problema è che c'era ancora tutto questo filo e le perline sono tutte sparse sul tavolo. Quindi le vado a mettere a posto. Nel frattempo io con questi vi saluto. Un bacione grande e al prossimo video. Ciao!